possiamo forse incominciare, se potete accomodarvi. Intanto buongiorno, benvenuto, mi rallegro del fatto che anche questa mattina, che mattina prestissimo per alcuni di noi, la sala è piena come era piena ieri pomeriggio per questa molto, a meno che giudico, molto interessante rassegna sulle leggi razziali del 1938. Questa mattina Anna Lisa Capristo parlerà delle reazioni degli ambienti accademici italiani. Ricordo che ha scritto, ma ce lo dirà anche lei, due volumi molto interessanti su questo aspetto. Le do la parola, oltre che il benvenuto, nella questa sala e nella città di Torino. Grazie, buongiorno a tutti. Ringrazio l'Accademia e gli organizzatori di questo convegno per l'invito, che mi è molto gradito, anche perché io in questa sede presentai il libro sull'espulsione degli ebrei dalle accademie italiane ormai parecchio tempo fa, e quindi mi ha fatto particolarmente piacere tornare in questa sede. Io ho scelto per il mio titolo la dicitura ambienti accademici per includere nel discorso che farò tanto gli ambienti universitari che quelli delle istituzioni culturali e delle accademie, che nel 1938 dovettero tutte espellere i loro soci ebrei. Per introdurre il mio tema parto dalle considerazioni di due testimoni molto acuti dell'antisemitismo fascista. Il primo è il critico d'arte e militante socialista Guido Ludovico Luzzatto. Il 5 gennaio del 1939 Luzzatto affidò al periodico antifascista L'Operaio Italiano, pubblicato in Francia, la sua riflessione sugli italiani e l'antisemitismo. Qui ho estrapolato un passaggio particolarmente significativo, proprio perché parla delle accademie e del censimento nelle accademie. Evidentemente è troppo tardi per meravigliarsi che nessun professore abbia sentito l'impulso ad un gesto individuale o un tentativo collettivo di protesta solidale. Del resto i professori ebrei a loro volta erano colpevoli di non aver manifestato nessuna solidarietà allorché si erano allontanati coloro che non avevano voluto prestare il giuramento, e fra questi pochissimi professori che avevano dovuto lasciare l'università per non prestare il giuramento c'era il padre di Luzzatto, Fabio Luzzatto. Ma quello che perlomeno illumina in pieno la degradazione degli italiani è la tranquillità sottomessa nell'accettare tutto quello che è imposto, ed è imposto, si noti, a tutti. Tutti, perché tutti, ebrei e non ebrei, nelle professioni, negli impieghi, nelle associazioni scientifiche, nelle accademie, anche nelle piccole accademie di provincia, hanno ricevuto schede da riempire con il questionario particolareggiato, se ebrei, se figli di ebrei, se sposati ebrei, eccetera. Questa nuova inondazione di carta non ha suscitato alcuno scatto di protesta, alcuno stupore, alcuna sorpresa. Le schede da riempire con il questionario particolareggiato di cui parlava l'articolo erano quelle del censimento razzista effettuato nell'estate del 1938 in tutte le amministrazioni pubbliche, non solo in quelle. In particolare Luzzatto si riferiva all'indagine prescritta dal Ministero dell'Educazione Nazionale non solo negli enti dipendenti come le università, ma nelle accademie e nelle società scientifiche che rientravano sotto il suo controllo. Vedremo fra poco alcuni esempi di queste schede compilate e arricchite, se così si può dire, di commenti esplicitamente anti-ebraici. Il secondo testimone è un altro ebreo antifascista, Vittorio Foa, che nel 1938 assistette dal carcere allo scatenarsi della campagna antisemita che colpì anche la sua famiglia. A proposito del silenzio della stragrande maggioranza degli intellettuali non ebrei nei confronti della persecuzione antiebraica, nel 2000 Foa scrisse: «Ecco un nodo che è amaro. Dall'arrivo delle truppe alleate nel 43 al 48, l'Italia liberata dal fascismo si è affollata di illustri antifascisti che si distinsero appunto come antifascisti nel teatro della cultura italiana. Erano cattolici, liberali, azionisti, comunisti, molti. A parte Benedetto Croce e i pochi reduci dall'esilio e dalle carceri, non uno di quegli illustri antifascisti aveva detto una sola parola contro la cacciata degli ebrei dalle scuole, dalle università, dal lavoro, contro quella che è stata un'immonda violenza. Mi riesce difficile rinunciare a questo discorso, anche se non so bene perché diavolo lo faccio. Forse non sto cercando una condanna morale, ma solo il riconoscimento di un fatto». Colpisce, quindi stiamo parlando di due testimoni che all'epoca furono poterono sperimentare in forma diretta quello che stava accadendo.
Colpisce in queste parole il persistere di un grumo di memoria dolorosa e irrisolta, un nodo amaro secondo la stessa definizione di Foa. In poche righe era condensato un giudizio molto duro sulla generazione di intellettuali e politici che dopo il 43 si era affrettata a schierarsi sul fronte antifascista. La pressoché totale assenza di protesta nei confronti dell'immonda violenza perpetrata dal fascismo a partire dal 38 contro gli ebrei, con alcune rare eccezioni, tra le quali qui veniva ricordato Croce, oltre a costituire per Foa un ricordo incancellabile sul piano personale e familiare, gettava un'ombra sull'intellettualità antifascista italiana del dopoguerra nel suo complesso. Analoghe considerazioni, del resto, Foa aveva già formulato qualche anno prima, nel 96, qui ho riportato la citazione, qui appunto dice: quale fu l'atteggiamento della grande maggioranza degli italiani, dei non ebrei, rispetto alla degradazione e agli immensi sacrifici morali e materiali imposti a una loro minoranza, a gente che fino al giorno prima era vissuta in mezzo a loro, come loro, senza gerarchie di valori? Il dato più evidente è stata l'indifferenza. Non vi fu protesta visibile da parte degli intellettuali, neanche da quelli che di lì a pochissimi anni avrebbero brillato come campioni di democrazia e comunismo. Quel silenzio è pesante per l'antifascismo intellettuale del dopoguerra. La colpa degli questo è un monito che vale forse anche un valore di attualità, la colpa degli intellettuali, laici o religiosi, comunisti o democratici, è stata appunto quella di non aver capito che i mali grandi e irrimediabili dipendono dall'indulgenza verso i mali ancora piccoli e irrimediabili. E così pure, appunto, scrivendo all'epoca, nel 38, ai suoi familiari, disse: con l'accettazione della pregiudiziale razzistica, l'intero fronte della cultura è crollato. L'amarezza per l'indifferenza manifestata dalla maggioranza dei colleghi non ebrei è un dato ricorrente nei carteggi degli studiosi e degli scienziati che nel 38 vennero espulsi in modo brutale dall'intero circuito della cultura italiana, non solo, come si è detto, dall'insegnamento scolastico e universitario, ma anche dall'appartenenza a istituzioni culturali prestigiose come questa accademia che oggi ci ospita. Da tutte le strutture fondamentali per lo studio e la ricerca, biblioteche, laboratori universitari, osservatori astronomici, dall'editoria scolastica e scientifica, libri e riviste, persino dalle conferenze scientifiche e dai programmi dei concerti, il che per gli studiosi perseguitati equivaleva alla distruzione di quanto formava la ragione stessa della loro vita, per dirla con le parole usate dallo storico dell'arte Paolo d'Ancona nel proprio diario nel 1939. Tra le moltissime testimonianze che si potrebbero citare ne ricordo qui due. Nell'ottobre del 38 Giuseppe Levi, anatomista e storico di fama internazionale, docente proprio a Torino, in procinto di essere costretto a lasciare la cattedra e il suo ruolo di direttore dell'Istituto di Anatomia Umana dell'Università di Torino, scrisse al figlio Mario: carissimo Mario, oggi compio 66 anni e con postdomani inizio la mia sospensione dal servizio. Poi verrà il decreto di collocamento a riposo. In questi giorni ho messo in ordine l'inventario dell'istituto per poter procedere alla consegna al mio successore. Comprenderai facilmente che questa smobilitazione fu per me poco lieta e aggiungo che la viltà dei miei cosiddetti colleghi mi ha nauseato. Ben pochi furono quelli che mi scrissero e vennero a vedermi. La parola d'ordine è che non si deve essere amici degli ebrei e i più si sono attenuti fedelmente alle disposizioni impartite. Non devi ritenere che me la prenda per queste miserie, ma non posso fare a meno di osservare. Con parole analoghe, in una lettera a Ernesto Codignola del 14 settembre 38, Arnaldo Momigliano descrisse il silenzio assordante che aveva accompagnato il suo allontanamento dall'università. Non mai come ora posso distinguere tra amici e colleghi se dei miei colleghi di facoltà non uno si è fatto vivo in qualsiasi modo. Che anche per Momigliano, pur con tutte le differenze della sua vicenda personale rispetto a quella di Foa, l'indifferenza sia rimasta un nodo amaro fino alla fine, lo testimonia la chiusa della sua prefazione alla raccolta di saggi Pagine Ebraiche, scritta poco prima di morire. Dopo aver ricordato alcuni amici non ebrei, da cui non ci fu mai separazione, come Carlo Dionisotti e Guido Calogero, Momigliano aggiunse: qualunque cosa si scriva su quel periodo che finisce coi fascisti e nazisti collaboranti nell'inviare milioni di ebrei nei campi di eliminazione, e ci sono tra le vittime mio padre e mia madre, un'affermazione va ripetuta: questa strage immane non sarebbe mai avvenuta se in Italia, Francia e Germania non ci fosse stata indifferenza maturata nei secoli per i connazionali ebrei. L'indifferenza era l'ultimo prodotto dell'ostilità delle chiese, per cui la conversione è l'unica soluzione al problema ebraico. Come è noto, la persecuzione antisemita fascista è stata oggetto di una lunga rimozione, sia sul piano storiografico sia su quello del discorso pubblico. In sostanza, per decenni l'Italia non ha fatto veramente i conti col suo passato razzista e antisemita, preferendo rifugiarsi in una visione autoassolutoria e in una rielaborazione addomesticata degli eventi. Ciò è avvenuto per una serie complessa di ragioni sulle quali non è possibile soffermarsi qui, ma su cui esiste ormai un'ampia bibliografia. Di fatto, una valutazione approfondita delle conseguenze delle leggi antiebraiche, espulsioni dai vari settori professionali,
varie, emigrazione, spoliazione economica, deportazione, problematica reintegrazione postbellica, è stata compiuta solo a partire dal 1988 ed è tuttora in corso. Anche da archivi pubblici, già ampiamente esplorati, che come l'Archivio Centrale dello Stato, continuano infatti ad emergere nuove fonti che documentano le gravi ripercussioni che le leggi antiebraiche ebbero su tutta la società italiana. Qui ho riprodotto una pagina dei protocolli dei registri dei riposi civili della Corte dei Conti, a cui recentemente insieme con Giorgio Fabbre ho dedicato un libro. Da questa documentazione, che è rimasta per tutti questi anni non esplorata e inedita, abbiamo potuto ricavare un elenco molto lungo, più di 700 nomi, di persone che vennero dispensate dal servizio in quanto dipendenti delle amministrazioni statali. Fra questi naturalmente ci sono molti professori, e questo è il foglio in cui compare il nome di Arnaldo Momigliano. Questa fonte io mi auguro che abbia appunto che sia utile per le future ricerche, perché è uno strumento molto molto interessante. Tra l'altro permette di valutare il tipo di trattamento economico che oltre a dare conto di categorie che finora non sono state prese in considerazione perché mancavano i dati, per esempio a valutare il tipo di trattamento economico che per esempio la stessa categoria dei professori universitari, che è quella più conosciuta, ebbero, perché è diverso, per esempio, fare un riferimento sia all'ambito dei matematici che all'ambito, in questo caso, della storia antica. Tullio Levi Civita andò in pensione con il massimo, cioè quando fu dispensato dal servizio aveva maturato il massimo del suo trattamento economico, quindi il contraccolpo dal punto di vista economico fu minore rispetto ad altri professori, come per esempio Alessandro Terracini, che insegnava qui a Torino, che non avevano maturato il periodo sufficiente per avere il massimo del trattamento pensionistico. Ci furono poi anche professori universitari di fresca nomina come Arnaldo Momigliano, che avendo vinto il concorso nel 1936, ricevette, quindi non poteva percepire nemmeno l'indennità minima dei 10 anni di servizio, riuscì a farsi conteggiare gli anni in cui era stato incaricato, ma ebbe praticamente una cifra che era assolutamente una tantum, assolutamente inadeguata a poter sostentare sé e la sua famiglia, e anche a poter emigrare. Infatti riuscì ad emigrare in Inghilterra grazie a un grant di una società che aiutava appunto l'espatrio degli ebrei perseguitati. Quindi voglio dire, anche questo elemento è molto utile per capire come fu differenziato anche l'ambito dei perseguitati. Uno degli ambiti su cui si è concentrato maggiormente l'interesse della storiografia negli ultimi decenni è stato quello accademico, scientifico, in senso ampio culturale, innanzitutto per l'incidenza qualitativa e quantitativa che i provvedimenti antiebraici ebbero in questo settore. È stato ricordato ieri che, a fronte di una percentuale dell'1 per 1000 del gruppo ebraico rispetto al totale della popolazione italiana, la percentuale dei professori ordinari ebrei o di origine ebraica era del 7%, con punte di oltre il 10% in università come Bologna e Pavia, e analoghe proporzioni c'erano nelle categorie meno strutturate. Un altro motivo per concentrarsi su questo settore era la priorità che il regime stesso attribuì a questi interventi nel settore della cultura e della scuola, proprio perché appunto aveva un valore propagandisticamente, ideologicamente molto rilevante. A tirare l'attenzione della storiografia, infine, per le sue implicazioni politiche e culturali nell'Italia del secondo dopoguerra, è stata la questione del coinvolgimento teorico e pratico degli intellettuali non ebrei nella politica antiebraica del regime. La compromissione degli intellettuali italiani nella politica antisemita del fascismo, sia a livello ideologico che a livello pratico, costituisce in effetti un problema storiograficamente rilevante, che è stato e continua ad essere oggetto di controversie anche aspre. Del resto, lo stesso De Felice, nella sua storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, fu tra i primi a sottolineare e a stigmatizzare questa compromissione, anche se lo fece con il suo tipico modo ambivalente. Mise infatti l'accento sull'opportunismo e depotenziò le implicazioni culturali più profonde del razzismo e dell'antisemitismo italiano per distanziare l'Italia fascista dalla Germania nazista. Nel mio intervento mi soffermerò sui comportamenti individuali e collettivi di fronte alle dinamiche burocratiche e applicative della legislazione antiebraica nel settore dell'alta cultura, facendo alcuni esempi, con un'avvertenza: questa prospettiva interpretativa non ha finalità moralistiche, né intende approdare a giudizi a posteriori formulati da un comodo punto di osservazione retrospettivo. Invece si propone di contestualizzare le reazioni di chi fu coinvolto nell'azione persecutoria e di valutare nella loro specificità le differenti scelte che ciascuno compì sotto la pressione di un regime
regime totalitario, certamente, ma non in condizioni che inducessero ad un'obbedienza cieca. Questo anche per attribuire il giusto rilievo ai pochi no che allora vennero pronunciati. Il rischio infatti è che le rare prese di distanza pubbliche, ieri ne sono state ricordate alcune, che pure ci furono, non vengano valutate per l'importanza anche simbolica che ebbero e che vengano piuttosto derubricate a gesto stravagante di qualche isolato. Ma questa analisi si propone di approfondire anche un altro aspetto riassumibile in questi termini. Quanto incise sulle reazioni ricomprese fra i due estremi della silenziosa acquiescenza e della zelante adesione che la maggioranza degli intellettuali italiani ebbe nei confronti della politica antisemita e del fascismo, la persistenza di un background culturale profondamente segnato da pregiudizi e stereotipi antiebraici di varia origine? Dal punto di vista interpretativo mi sembra infatti riduttivo interpretare tali reazioni semplicemente come un allineamento opportunistico dettato da paura, cinismo, arrivismo o da motivazioni ideologiche strumentali, come in fondo ha sostenuto De Felice. Né mi appare convincente la tesi sostenuta da altri interpreti, secondo cui quello del 38 fu semplicemente un terremoto baronale, ossia una fra le storie più monotone della vita culturale italiana del Novecento, che non aiuterebbe a percepire l'incremento del tasso di pregiudizio razziale presente nel nostro Paese. Viceversa, ritengo che esistano elementi sufficienti per sostenere che tanto i silenzi quanto le adesioni furono determinati anche dal radicamento di un'ostilità antiebraica diffusa e sedimentata negli ambienti intellettuali italiani e non solo italiani della prima metà del Novecento, che non si esaurirono certo nel 1945. Qui ho portato alcuni esempi di schede compilate da soci delle istituzioni culturali e scientifiche nel 38. Queste sono quelle da cui in modo più eclatante emerge il fatto che le persone non si limitarono a torto collo a compilare questi moduli, ma apposero anche in moltissimi casi delle aggiunte del tutto inutili, in cui emerge proprio il fatto che non si trattava di una cosa che veniva fatta soltanto per costrizione. Questo appunto è di un medico che apparteneva alla Società Italiana di Dermatologia e Filografia, cristiano cattolico, conosco i miei ascendenti fino alla sesta generazione e tutti sono nati italiani e soltanto italiani. Nessuna infiltrazione ebraica nella mia famiglia né perdita di familiari con matrimoni misti. Mia moglie è cattolica, eccetera, eccetera. Sì, è questo che ho letto. Le domande prestampate erano se appartenga alla razza ebraica da parte di padre, se si è iscritto alla comunità israelitica, se professi la religione ebraica, se professi altra religione quale, e è la data della conversione, se la moglie sia di razza ebraica, se il coniuge sia di razza ebraica. Quindi diciamo si poteva o non rimandare la scheda, in questo caso si sarebbe potuto incorrere qualche richiamo, si poteva compilarla e basta, si poteva compilarla aggiungendo dei commenti, si poteva aggiungere anche una lettera di accompagnamento in cui, come vedremo, si spiegava ulteriormente quanto si era lieti di partecipare a questa indagine. Questo appunto è un altro medico, ariano al 100% è cattolico, le due cose appunto abbiamo visto anche nelle relazioni di ieri vennero fatte coincidere per legge. E questo è io la mostro spesso perché è veramente dal punto di vista storico e tra l'altro è assolutamente incredibile, cioè cattolico ab eterno, essendo il cattolicesimo un fatto ab eterno. Questa tanto perché ieri si diceva che in molti casi i registri non consentono di risalire tanto indietro nel tempo per ricostruire il proprio albero genealogico. Questa è la scheda compilata da Gioele Solari che appunto aggiunse nella parte del proprio pedigree familiare nessuna conversione religiosa avvenne nella famiglia di antica nobiltà bergamasca. Questo è Vittore Branca, sempre stati cattolici, appartengono alla nobiltà imperiale. Questo è Antonio De Viti De Marco che non prestò il giuramento nel 31 e nel 34 ed era un possidente ormai molto anziano e appunto compilò anche lui, cioè in questo caso a differenza del giuramento non ritenne di doversi sottrarre a questo obbligo. Questa è la lettera che Livio Livi inviò al Ministro dell'Educazione Nazionale per spiegare. Livio Livi era un famoso demografo statistico che aveva pubblicato un'opera che è stata molto importante in tutti i sensi, sia in senso positivo che negativo, gli ebrei alla luce della statistica, e siccome qualcuno poteva equivocare sul suo cognome Levi, scrisse sia al Ministero dell'Educazione Nazionale come professore universitario che anche all'Accademia che gli mandò la scheda: eccellenza, vengo informato da più parti che negli ambienti universitari
universitari corre voce che io sia ebreo o di origine ebrea. Si equivoca evidentemente sul mio cognome per la sua somiglianza con quello di Levi. Reputo quindi opportuno fornirvi, eccellenza, le seguenti informazioni perché vogliate compiacervi di farle presenti quando fosse necessario. Il cognome Livi è originario di Contrada Pratese. Esso deriva dal patronimico Livo, forma derivata da olivo. Questa invece è la scheda di Enrico Bompiani, il quale, famoso matematico, che appunto anche lui dice il nome di famiglia e il titolo nobiliare derivano dal feudo di Castel Bompiano attribuito al caposipite. Quindi ci fu chi riuscì anche a scavalcare quello che emergeva da indagini anagrafiche di tipo semplice e standard, in ricompensa della sua partecipazione alle crociate. Questa è una lettera molto interessante, per me è stata molto importante, perché fa capire come anche quando ci si imbatte nel carteggio con magari lacunoso tra gli enti e il Ministero, in lettere, in rapporti riguardanti le dimissioni di alcuni soci, bisogna sempre cercare di capire qual era il motivo reale della dimissione. Nel caso specifico di questo membro della deputazione di Storia Patria per l'Emilia e la Romagna, Aldo Brandino Malvezzi de Medici, lui si dimise e poi nel carteggio con il Presidente della deputazione spiegò che si era ritenuto offeso che gli fosse stata mandata questa scheda, perché era ovvio che essendo un nobile non poteva essere ebreo. Quindi a questo punto il ministro disse assolutamente va comunque dispensato, perché pur non essendo ebreo ha mostrato di non capire qual era l'obiettivo del censimento, cioè non era solo quello espellere gli ebrei, ma anche fare questa specie di chiamata alle armi di tutti i soci, anche quelli che si sapeva che non erano ebrei. Dunque, e qui comincerei, se ce la faccio, perché qui i tempi corrono, mi dica lei quando sono in prossimità. Dunque, qui con Gentile. Non si può far niente contro la marea antisemita. Con queste parole il 24 luglio 38, 10 giorni dopo la pubblicazione sulla stampa nazionale del manifesto del razzismo fascista, il documento Gaetano Chiavacci, vice direttore della Scuola Normale di Pisa, si rivolse a Giovanni Gentile, che era il direttore della scuola, e aggiunse: dovremo assistere passivi? O è illecito in qualche modo mostrare le grossolane inesattezze di quelle sedicenti conclusioni scientifiche? E Gentile gli rispose: la marea cresce, sono molto preoccupato per questa faccenda. Bisognerà pur difendere la verità. Da questi interrogativi emerge il forte senso di disagio che dovette cogliere Gentile e con lui molti intellettuali italiani quando il regime decise di scatenare la campagna antisemita. Al disagio si univa l'incertezza per le pesanti ricadute organizzative che i provvedimenti antiebraici avrebbero avuto, per giunta a ridosso della ripresa dell'attività accademica, sostituzione di docenti, cambiamenti ai vertici delle istituzioni universitarie, esclusione degli studenti, eliminazione dei testi di autori ebrei. Sussisteva poi anche la preoccupazione per il destino di altre iniziative culturali, progetti editoriali, riviste scientifiche, convegni. E l'inquietudine di Gentile traspare anche dal carteggio con Girolamo Palazzina, direttore amministrativo dell'Università Bocconi, di cui il filosofo era vicepresidente. L'8 settembre Palazzina comunicò a Gentile la risposta che Giorgio Mortara, professore ordinario di statistica all'Università di Milano e incaricato alla Bocconi, aveva dato nella scheda personale per il censimento del personale di razza ebraica, contestando i presupposti della rilevazione. Il sottoscritto non può rispondere alla domanda perché non crede scientificamente all'esistenza della razza ebrea. A margine Gentile commentò: non credo neanche io alla razza e l'ho detto ben forte a chi di ragione. Gentile aveva avuto un colloquio con Mussolini per cercare di trovare una soluzione per Oscar Christeller. Ma verso il 10 ottobre, ma non si tratta di credere o non credere, purtroppo. Bisogna aspettare infatti le deliberazioni del Gran Consiglio. Ma verso il 10 ottobre credo necessario anch'io una riunione del nostro Consiglio. Per inciso, nel 38 la Bocconi era l'unica università italiana, anche se libera, non regia, guidata da un rettore ebreo, l'economista Gustavo Del Vecchio. La nomina di Del Vecchio era stata proposta nel 33 ed ebbe l'appoggio di Gentile. Dopo la guerra Del Vecchio fu ministro del Tesoro e governatore del Fondo Monetario Internazionale. Quando all'inizio del 38 ci furono le prime avvisaglie dei provvedimenti antiebraici, Gentile venne informato da Palazzina il 19 febbraio dell'avvio di un primo censimento di professori e studenti ebrei disposto in forma riservata dal Ministero dell'Educazione Nazionale, e il filosofo commentò: mi dispiace che si prenda questa via, potremo trovarci in imbarazzo per il rettore, vedremo. Dopo l'avvio della campagna razzista, Gentile scrisse a Del Vecchio questa lettera, che a mio parere è veramente emblematica del suo atteggiamento ambivalente, una sorta di acquiescenza compassionevole. Caro professore, eccetera, eccetera. A questo rammarico piuttosto egoistico, quello di non poterlo più avere al suo fianco,
Si aggiunge il dolore di non poterle mandare neanche una parola di conforto in un'ora che so di angoscia per lei. Un qualche raggio di speranza mi rimane tuttavia per l'alta assicurazione datami la settimana scorsa a Roma del conto che il Gran Consiglio farà non pure delle benemerenze militari e politiche, ma altresì di quelle scientifiche, come titolo per confermare agli israeliti che le posseggono il nome e i diritti interi degli italiani. Nel formulare il suo auspicio circa il riconoscimento delle benemerenze scientifiche di Del Vecchio, che poi comunque non sarebbero servite a nulla, perché successivamente si decide di restringere la validità di queste benemerenze, Gentile assumeva in toto l'idea secondo cui gli israeliti dovessero dimostrare di possedere speciali titoli per vedersi confermati il nome e i diritti interi degli italiani. Quando fu chiara la piega che avrebbero preso gli eventi, Gentile non spese la sua autorevolezza per difendere la verità, come aveva scritto a Chiavacci il 21 agosto del 38. Come è stato da più parti sottolineato, pur non condividendo le teorie razziste, Gentile non espresse pubblicamente alcun dissenso nei confronti della politica antisemita, né nel 38 né dopo la Costituzione della Repubblica Sociale Italiana, quando anzi accettò la presidenza dell'Accademia d'Italia e l'avvio della soluzione finale anche nel nostro paese. Il filosofo si limitò a intercedere con la prassi usuale del fascismo, del favoritismo personale, in favore di alcuni ebrei, affinché ottenessero qualche piccola concessione, ma in pubblico tacque. Compilò tutte le schede che gli vennero mandate, ovviamente era chiaro, tutti sapevano che Giovanni Gentile non era ebreo, quindi era del tutto superfluo compilare queste schede. In alcune di queste precisò di professare la religione cattolica, e saltando diciamo, altri episodi in cui è documentato l'atteggiamento di Gentile nei confronti della persecuzione, mi sposto invece su Croce. Il 20 luglio del 38, all'indomani del sostanziale fallimento della conferenza di Evian, Gillis Hammar, liberale svedese direttore di un'università popolare a Stoccolma e non rettore dell'università di Stoccolma come si è a lungo ritenuto, scrisse a Benedetto Croce chiedendogli di esprimere il suo punto di vista sulla persecuzione antiebraica, in particolare sul problema drammatico dei profughi ebrei in fuga dalla Germania e dall'Austria e sulla disponibilità dei vari paesi europei ad accoglierli, perché anche la Svezia era una meta di questa emigrazione e cominciava ad attuare una politica di forte restrizione. La lettera di Hammar era in buon italiano ed era accompagnata dalla traduzione tedesca di un suo articolo pubblicato in svedese sul quotidiano Svenska Morgonbladet. Praticamente Hammar aveva contattato molti intellettuali, Guglielmo Ferrero, Francesco Severio Nitti, Thomas Mann, André Gide, eccetera, e Benedetto Croce, per farsi di raccogliere una specie di florileggio di dichiarazioni a favore dei profughi da, sperava lui, pubblicare su questo giornale svedese. Croce gli scrisse, questa lettera è molto importante perché venne pubblicata sui giornali, naturalmente Croce non poteva pubblicarla in Italia e poi l'aveva destinata a questo che gliel'aveva chiesto, ma fece di tutto per farla uscire e comunque la pubblicò nella raccolta di pagine sparse che uscì nel 43 prima del 25 luglio, quindi manifestò pubblicamente questa adesione. Il filosofo non aveva ricevuto risposta da questo suo corrispondente svedese che aveva avuto un problema di salute e quindi temette che la sua corrispondenza fosse stata intercettata dalla polizia che controllava e censurava la posta e quindi affidò nell'estate del 38 a Chaim Vardi, che era un lettore di italiano all'Università Ebraica di Gerusalemme e stava tornando perché era stato espulso dall'Italia, era in procinto di essere espulso e stava tornando in Palestina, quella che allora era la Palestina sotto il mandato britannico, la lettera per farla pubblicare a tutti i costi, se non nella stampa svedese da qualche altra parte. E in effetti questa è una lettera che è conservata nell'archivio privato del figlio di Hammar, che io fortunatamente riuscii a rintracciare alcuni anni fa e che è un caso molto interessante, a mio parere, e riuscii a farla pubblicare con alcune piccole modifiche, perché nel frattempo erano uscite i primi decreti legge in Italia, sulla stampa in lingua inglese, probabilmente anche in ebraico, io questo non l'ho potuto verificare, sul Palestine Post, che poi è diventato dopo il 48 il Jerusalem Post. E naturalmente quando la notizia di questa pubblicazione arrivò in Italia, quindi un intervento pubblico sulla stampa internazionale, la stampa fascista attaccò violentissimamente Croce, ci fu un articolo sul Tevere e altri sulla stampa, ne diede conto di questa pubblicazione anche la stampa in Inghilterra, in Francia, in Germania, e appunto la stampa titolò con questo occhietto pietismo. Negli appunti manoscritti di Croce in merito a questo ritaglio nelle sue carte c'è scritto asini, pietismo vuol dire misticismo religioso e non è un peggiorativo di compassione.
Questa è la famosa lettera che Croce mandò al presidente dell'Istituto di Veneto di Scienze, Lettere e Arti di Venezia per dire che non avrebbe compilato la sua scheda personale per il censimento. Appunto, l'unico effetto della richiesta di dichiarazione sarebbe di farmi arrossire, costringendo me, che ho per cognome Croce, all'atto odioso e ridicolo insieme di protestare che non sono ebreo, proprio quando questa gente è perseguitata. Questa appunto è l'unica dissociazione in cui io mi sono imbattuta nell'ambito del censimento delle accademie, motivata esplicitamente con il rifiuto di conformarsi alle direttive governative, ma che è molto importante a mio giudizio perché rivela la piena evidenza e la consapevolezza da parte di chi venne coinvolto nell'indagine ministeriale del fatto che rispondere alle domande del questionario non era un atto neutro, equivalente in fondo a dire la verità. Al contrario, ciò implicava l'accettazione dei criteri classificatori razzisti imposti dal regime e la rivendicazione della propria arianità e cattolicità nel contesto di un'indagine finalizzata all'espulsione contribuiva evidentemente a marcare la netta separazione dei perseguitati, i quali con questo stesso atto venivano abbandonati al proprio destino. Croce scrisse anche questa lettera aperta alla Terza affinché venisse revocato un sequestro di libri di autori ebrei, e questa lettera naturalmente arrivò a Mussolini, che decise, visto che era molto ironica, alla fine diceva deve essere proprio un ignorante questo che ha deciso di far sequestrare i suoi libri, perché a questo punto dovrebbe addirittura essere sequestrata la difesa della razza che parla sempre di ebrei, e infatti venne fatto revocare parzialmente il sequestro dei libri la Terza. E veniamo ad Einaudi. Fra i moltissimi uomini di cultura che scelsero di non sottrarsi alla compilazione del questionario razzista ci fu Luigi Einaudi, senatore come Croce e futuro presidente della Repubblica Italiana. Vale la pena ricordare che, a differenza dell'indagine parallela prescritta nelle università, nel caso delle istituzioni culturali, chi non intendesse ottemperare alle direttive del governo poteva quantomeno dimettersi senza mettere a repentaglio impiego o mezzi di sostentamento. Einaudi compilò almeno 4 schede per l'Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna, l'Accademia dei Georgofili di Firenze, l'Accademia Nazionale dei Lincei e l'Accademia delle Scienze di Torino. E appunto, oltre a barrare le varie caselle, ritenne di dover precisare l'appartenenza alla religione cattolica data ab immemorabile. Quindi nel suo caso specifico non ci fu l'idea di dire che appunto la ritrosia a compiere l'atto odioso e ridicolo di professarsi cattolici quando gli ebrei erano perseguitati. Nel diario di Einaudi successivo alla Seconda Guerra Mondiale sono stati messi in evidenza parecchi guizzi antiebraici. Per esempio il 21 febbraio 1945, a proposito di un funzionario della banca commerciale che gli era stato raccomandato, Einaudi scrisse: al difetto di essere israelita e quindi c'è il pericolo della macchia d'olio, ma è un uomo aperto, diverso in questo dagli altri israeliti. Quindi qui veniva riassumata la vecchia ma radicata idea del pericolo di un'infiltrazione nei settori nevralgici della vita nazionale, che fu un'autentica ossessione per molta parte dell'intellettualità italiana e non solo italiana del Novecento. In margine a un incontro con Quinto Quintieri nel 1945, reduce dalla prima missione economica italiana negli Stati Uniti, Einaudi annotò: ha avuto l'impressione che la tesoreria, a partire da Morgenthau a White, venendo giù e tutto il dipartimento, sia in pratica in mano agli ebrei, un po' meno il dipartimento di Stato. Anche qui riemergeva l'idea dello strapotere ebraico nei gangli dell'amministrazione statunitense, vecchio cavallo di battaglia della propaganda antisemita, fascista e non. Il che fa ancora più impressione se si pensa che fra i rappresentanti del governo americano incontrato da Quintieri e dagli altri componenti della missione ci furono anche diversi esuli ebrei italiani, rifugiatisi negli Stati Uniti a causa della persecuzione fascista, come ha raccontato Egidio Ortona nei suoi anni d'America. Ma il commento più impressionante è del 19 giugno 1945. A proposito del prefetto di Ferrara, Einaudi scrisse che si trattava di un ebreo emigrato in tempo a Tel Aviv, Palestina, e subito ritornato. Anche qui una sola riga esprimeva un concentrato di pregiudizi, l'idea di un'abile e tempestiva fuga e di un altrettanto tempestivo ritorno per beneficiare dei vantaggi della reintegrazione postbellica. Il riferimento allo scudo offerto dalla nuova patria, non ancora stato, ma fornita di strumenti sufficienti per difendere gli ebrei di tutto il mondo. Peccato che non fosse vero. Renato Hirsch, era lui il prefetto di Ferrara a cui Einaudi si riferiva senza nominarlo, combattente valorosissimo durante la Prima Guerra Mondiale, oppositore del fascismo, dopo l'arresto del 40 e un periodo di internamento, tornò a Ferrara dopo l'8 settembre e rimase in città e si unì alle formazioni partigiane. Si trasferì in Palestina definitivamente nel 1949. E qui giungiamo a un caso che è molto interessante, quello dei matematici. Ce l'ho ancora 5 minuti? Sì, un pochino di più, 7. Grazie. Va bene.
Grazie a una serie di studi, ormai noto l'allineamento zelante dei matematici italiani ai provvedimenti antiebraici varati nel 1938 dal regime fascista, non solo a livello individuale ma anche a livello istituzionale. Il 10 dicembre 1938 la Commissione Scientifica dell'Unione Matematica Italiana, istituzione fondata per impulso di Vita Volterra nel 1922, presieduta per molti anni da Salvatore Pinkerle, approvò un documento indirizzato al Ministro dell'Educazione Nazionale nel quale, oltre a reclamare cinicamente le cattedre lasciate vuote dai perseguitati, falsificò la ricostruzione storica dello sviluppo della matematica nel nostro paese e negò la rilevanza del contributo degli scienziati ebrei. Qui di questo caso poi parlerà il professor Vallabrega, non mi soffermo su questa dichiarazione che è abbastanza nota. Non era però solo un problema di cattedre. Data la falcidia che colpì anche le accademie, si pose tra gli altri il problema di garantire il livello scientifico delle pubblicazioni edite dalle grandi istituzioni culturali italiane. A questo riguardo è particolarmente significativa una lettera che Mauro Picone inviò a Vaclav Sierpinski il 7 gennaio 1939. La lettera è stata pubblicata nel 2007 in un volume che raccoglie la corrispondenza dell'eminente scienziato italiano, fondatore dell'Istituto Nazionale per le Applicazioni del Calcolo, con i matematici polacchi. Picone aveva partecipato alla riunione della Commissione dell'Unione Matematica Italiana e quindi aveva quantomeno fornito il suo avallo a quel documento. Qui però fece un passo ulteriore. Ciò che colpisce infatti in questa lettera, una sorta di call for papers razzista, è l'appello da parte di uno scienziato di primissimo livello alla collaborazione scientifica internazionale, in questo caso tra Polonia e Italia, in nome della comune appartenenza alla razza ariana in funzione antiebraica. Voi conoscete certamente, scriveva Picone a Sierpinski, i provvedimenti antiebraici presi dal nostro governo per le università e per le accademie ed urge pertanto che gli scienziati di razza ariana collaborino il più attivamente possibile per mostrare come la scienza possa ugualmente progredire anche senza l'intervento giudaico e ciò sarà tanto più efficace quanto più detta collaborazione sarà internazionale. E quindi appunto vi prego di voler al più presto possibile inviarmi i vostri lavori inediti o dei vostri discepoli, quindi un atteggiamento molto scientifico, cioè teniamo alto il livello della pubblicazione, per esempio dell'Accademia dei Lincei. Sicuro che vorrete senz'altro farvi promotore di un grande incremento della collaborazione scientifica ariano-polacca con le Accademie Italiane, in attesa di un vostro cenno di assenso, vi invio, eccetera, eccetera. Queste sono due stralci di lettere, naturalmente non si possono estrapolare da un carteggio completo, eccetera, eccetera, però a lette, a riscontro di quello che abbiamo visto in precedenza, l'idea che appunto Mauro Picone a Beniamino Segre il 18 giugno 1946 scrivesse le nostre università hanno un gran bisogno di riavere l'opera di docenti del tuo valore, più presto potrai tornare, tanto meglio sarà, in effetti un po' stride. Questa è l'inaugurazione dell'Istituto di Alta Matematica nell'Università La Sapienza di Roma. Qui, se possibile, farei vedere questo piccolo... io avevo messo un link per mostrare il filmato che comunque è facilmente recuperabile da internet e da YouTube con questa inaugurazione con tutti i ranghi accademici presenti. Perché in effetti un altro matematico molto coinvolto nell'antisemitismo del 38 fu Francesco Severi. Francesco Severi, oltre a compilare le sue schede, e queste sono, caro commendatore, mi viene segnalato un errore, cioè ha sbagliato a barrare sì e no, e quindi voleva specificare, a scanso di equivoco, che tutti quanti erano di razza ariana e cattolici. Severi aveva come appunto allievo Beniamino Segre, e questo è un episodio interessante. Poi passo all'ultimo e chiudo perché altrimenti la cosa diventa troppo lunga. Severi fu incaricato da Federzoni di organizzare il nono convegno Volta sull'alta matematica nel 1939. Poi il convegno non si svolse perché era scoppiata la guerra, ma tutto il carteggio riguardante la preparazione del convegno è disponibile nell'archivio dell'Accademia. Da questo si vede che loro proprio fecero degli accertamenti preliminari per verificare che non ci fossero ebrei o misti ebrei, come nel caso di Bohr, dal loro punto di vista ovviamente, fra gli invitati. Però nonostante tutte queste indagini preliminari attraverso le ambasciate italiane all'estero, ebbero un piccolo incidente, perché naturalmente il diavolo fa le pentole ma non i coperchi, e ci fu un matematico ariano, tra virgolette, Jan, non so, mi scuso per la pronuncia, Jan Arnoldus Schouten,
olandese, che quando seppe che erano esclusi gli ebrei, l'aveva letto sulla stampa internazionale, scrisse a Severi in forma privata e poi dopo in forma ufficiale, dicendo: io non posso partecipare a un convegno scientifico da cui siano esclusi Tullio Levi Civita, e fece i nomi di molti matematici importanti, per cui se è così io ritiro la mia partecipazione. Naturalmente Severi si inviperì, perché questo metteva in discussione non solo le scelte che aveva fatto dei relatori, questi problemi con i convegni c'erano anche allora, non soltanto oggi, ma questo perché metteva, questa è la risposta che lui scrisse, la bozza della risposta che inviò poi a questo matematico olandese, in cui gli disse appunto: e prendo atto con rammarico di quanto mi comunicate, gli inviti al convegno sono determinati da criteri d'ordine interno che non possono essere apprezzati senza il possesso di tutti gli elementi di giudizio e dei quali comunque noi assumiamo la piena responsabilità morale. E Skouten, ho scoperto recentemente, non si limitò a mandare la sua lettera a titolo individuale, ma cercò anche di far sì che altri suoi colleghi stranieri invitati rifiutassero di partecipare, ma non ci riuscì. Questo è emerso da un carteggio con Elie Cartan, che è stato recentemente pubblicato da Michel Oden. Un documento nuovo che mi fa piacere portare in questa circostanza riguarda un caso molto interessante, cioè gli italiani vennero invitati, ci furono i primi passi per invitarli a un convegno che doveva svolgersi ad Harvard ed era organizzato dall'American Mathematical Society. Quindi nel 1939 cominciarono ad esserci contatti per questa iniziativa, e per cui le autorità italiane si rivolsero al Comitato per la fisica e la matematica applicata del Consiglio Nazionale di Ricerche, all'Unione Matematica Italiana e all'Accademia d'Italia per un parere. La preoccupazione comune dei tre matematici coinvolti, Ugo Bordoni, presidente del Comitato di Matematica del CNR, Luigi Berzolari, presidente dell'UMI, Francesco Severi per l'Accademia d'Italia, fu l'esclusione dei colleghi ebrei dalla delegazione italiana, quelli anche che erano emigrati negli Stati Uniti. Appunto, il 3 luglio 1939 Bordoni chiese al segretario generale del CNR indicazioni sul da farsi nel caso in cui al congresso fossero stati invitati anche matematici colpiti dai provvedimenti antiebraici che si trovavano negli Stati Uniti. È da considerare e risolvere che cosa convenga fare per il caso, tutt'altro che improbabile, che inviti speciali vengano mandati anche a matematici di nazionalità bensì italiana o tedesca, ma che non appartengono più all'insegnamento superiore in seguito ai noti provvedimenti. Taluni di questi matematici, pur avendo conservato fino ad oggi la nazionalità originaria, si sono stabiliti agli Stati Uniti. In particolare, gli inviti eventuali a queste persone debbono essere considerati come rivolti ad italiani o tedeschi, tra virgolette. Queste persone debbono essere considerate come facenti parte della delegazione italiana o tedesca al congresso, oppure che partecipino al congresso privatamente. Sotto un'apparenza settica e burocratica, il quesito posto da Bordoni implicava una buona dose di cinismo. Anche in questo caso il problema principale riguardava i posti da occupare. Qui gli inviti disponibili per la delegazione italiana al congresso di Harvard, un congresso molto prestigioso, che sarebbero diminuiti se i matematici ebrei fossero stati conteggiati come italiani. Ma il discorso assumeva inevitabilmente una piega odiosa per il fatto di considerare i colleghi ebrei, queste persone, estranei rispetto alla compagine scientifica nazionale, sebbene emigrati. Il 25 luglio 1939 Luigi Berzolari si spinse ancora più avanti, propose come soluzione di stabilire una delegazione ufficiale italiana, dalla quale i matematici ebrei sarebbero stati automaticamente esclusi, anche nel caso in cui fossero stati invitati a partecipare al congresso dagli americani, come per esempio avrebbe potuto essere invitato Guido Fubini, che si trovava negli Stati Uniti. E qui ci sarebbero molti altri casi, archeologi che appunto aggiunsero lettere in cui spiegavano che erano contentissimi di poter rimandare firmato il loro formulario razziale. E qui volevo proprio velocissimamente mostrare alcuni casi degli sparutissimi personaggi che dissero qualcosa pubblicamente all'epoca. Questo è un libro di Ernesto Rey intorno alla questione ebraica, che venne pubblicato nel 1942 e poi subito ritirato perché appunto considerava in modo appunto Orrei scrisse che non si poteva, le biblioteche e la scuola sono come le chiese dello Stato moderno, non si respinge nessuno. E qui c'è il caso di un professore veramente che è un caso molto raro, quello di Attilio Cabbiati, che si era rivolto al ministro Taon di Ravel per chiedere una piccola intercessione per poter concedere della valuta a un suo assistente tedesco ebreo che doveva lasciare l'Italia.
E per ringraziarlo gli scrisse questa lettera: le sono veramente grato della cortesia con la quale ella si è occupato del mio amico assistente dottor Cohn, ne sono lieto anche come italiano, perché egli ha potuto constatare che, pur rimanendo ossequiente alla legge, in Italia si conserva un senso di equità e di misura che è indice di un'antica radicata civiltà. Rimarrebbe il problema se una legge deve essere obbedita dai cittadini quando essa è antigiuridica, ma di questi concetti mi accontento di parlare con i miei intelligentissimi studenti. Accolga eccellenza con i più rispettosi ringraziamenti l'omaggio sincero. E Cabbiati fu immediatamente, cioè Thaon de Ravel inoltrò la lettera a Bottai e la dispensa fu immediata. Questo è uno, che io sappia, uno dei pochissimi casi accertati di professore non ebreo che rifiutò di fece un gesto pubblico di dissociazione dalle leggi. Qui, per finire, una cosa di speranza, però dall'estero. Questa era la voce degli italiani del 38, e questo Carlo Levi nel 44: la politica razziale non fu un episodio occasionale e le sue presenti rovine hanno travolto non solo i perseguitati ma la vita intera del nostro paese. Non potremo dirci veramente liberati dal fascismo fino a che non avremo spazzato via dalle nostre anime e dai nostri costumi fin l'ultimo ricordo della distinzione razziale. Il problema coinvolge tutta la nostra civiltà e non deve oggi essere taciuta. Mi sembra che per accomiatarsi, anche in considerazione dei venti del presente, queste siano parole da meditare. Grazie.